questo momento le nostre squadre di ricerca arrivate apposta da Pisa stanno cercando sotto le macerie il piano -8, i nostri sommozzatori invece stanno lavorando al piano inferiore, al -9, allagato, dove quindi serve assolutamente immergersi. Una situazione quindi molto molto complessa quella che stiamo affrontando, sia nella parte asciutta del -8 che quella invece allagata al piano -9. Questa è la centrale idroelettrica di Bargi, sull'Appennino bolognese. Erano le 3 quando l'esplosione di una turbina ha causato il crollo di un solaio e l'allagamento del 9° piano interrato della struttura. Siamo di fronte a un evento e una tragedia che ci colpisce, che colpisce la regione, che colpisce la comunità di Camugnano e che colpisce ovviamente le famiglie delle vittime a cui siamo vicini e anche degli ustionati che in questo momento sono stati portati in ospedale. Una tragedia che ha coinvolto i lavoratori che stavano svolgendo attività di manutenzione. I feriti, alcuni sono i feriti più lievi, sono usciti autonomamente, 3 invece più gravi siamo riusciti a estrarli noi, sono stati affidati appunto alle cure sanitarie. Purtroppo poi andando avanti abbiamo recuperato i corpi di 3 invece di 3 persone senza vita. Però stiamo cercando dispersi sulla base delle indicazioni che ci vengono date, ci viene detto quindi che mancano 4 persone, queste stiamo cercando. Dei settori dell'armata.